le 17. Il bello di condividere queste due ore con mia nipote, che ormai è diventata mia nipote, e che ogni tanto scaccia questi urletti: ma che bello questo videoclip! Perché noi abbiamo anche i videoclip, cioè fra le cose bellissime di questa radio, di Best, c'è anche il fatto che andiamo anche in video, come si dice? Sì, in radiovisione. In radiovisione. E sembra quei pupazzi che li prendi a pugni e torna su, no? Bellissimo! Non l'avevo mai visto, che bellezza! Grazie. Zan zan. Mamma ma mia, che meraviglia! Grazie ai programmatori di Best che ci danno queste perle non rare, ma sono perle classiche. Grazie, prego, scusi, Adriano Celentano. E adesso cambiamo decisamente atmosfera, lo facciamo con Michael Jackson, Liberian Girl, su RTL 102.5 Best. Brandman 3000, Green King in LA, ammazza, era veramente un pezzo incredibile, 1997, l'abbiamo consumato. Ma perché voi giovani avete la tendenza a esagerare con il rispetto? Prima, fuori onda, la Baglietti mi dice, la musica degli anni 90 è certamente inferiore alla vostra, acchiappa il nonno che cade, e tutte queste... Dai, però siamo coetanei, solo che io ho questo cappottino d'anziano che dopo mi levo. Va, ti sei mascherato bene, dai. Questo eccesso di rispetto per la musica se che non fu. Se vuoi smetto. Cioè, No, anche perché oggi siamo male assortiti. Tu, becalina. Io, sordo. Non guardarmi non ti sento. Un classico del Natale poi. Appena ci cacciano facciamo le scimmiette qua fuori con il carillon fuori. Portateci le pastarelle! Vediamo se ci è arrivata già la lettera. Per email. Sì, via email. Una comunicazione urgente. con la foto che ho scritto Fired su. Ti ricordi quel reality che c'era Briatore che faceva sei fuori? Susan Vega con Luca su RTL 102.5 Best. Arrivano anche messaggi, sai? Abbiamo i messaggi? Sì, ci ha scritto il nostro amico Massimiliano, dice ciao Daria, ciao Faber, buona serata. Come si fa? Grazie della compagnia. Sì, come si fa? Un messaggio al 378-308-102.5. Sì, vabbè, secondo te io sono talmente veloce da prendere il numero, ma si può fare anche attraverso l'app solo col telefono, con il numero e basta? Ci si può raggiungere anche via WhatsApp, per esempio. Ma attraverso l'app? Anche lo stesso messaggio. Anche attraverso l'app, dopo me lo dici. 17:25 minuti, noi ce ne andiamo avanti con la musica. No, io volevo sapere se nell'app c'è la messaggeria. Poi te lo spiego in privato. Se no, ti mando l'aereo, quello di carta, te lo la... Sono bravissimo, campione europeo di aerei di carta, non lo sapevi? Loredana per te. Ti senti un po' agitato anche tu? No, è che mi metti di malumore. Mi indisponi ogni volta che guardi questi video. Che ricordiamo che siamo alla radio, ma abbiamo anche la possibilità di farvi vedere in video le canzoni che ascoltate attraverso, esatto, il DAB e tutto il resto. E Daria ogni volta commenta negativamente il look degli anni 80. Ma commento, dai, stavo soltanto considerando il fatto che oggi forse nei videoclip c'è un po' più di attenzione all'occhio, no? Cioè, nel senso, la moda, lo stile. E che il bello cambia con le epoche. Se tu vuoi vedere le statue classiche, avevano quelle rotondità che oggi non sarebbero accettate. Partito lo spiegone. No, sto cercando di trovare la stupidaggine da aggiungerci. Ma per esempio, tu pensa che io negli anni 80 pensavo di essere brutto. Oggi mi guardo le foto di allora e dico: ma che bel ragazzo! Me lo diceva anche la nonna, questa cosa qua. Da solo te lo stai, questa è la cosa bella. No, te lo dice da solo. Volevo rapportarlo poi alla tua realtà, che ogni volta ti dico: guarda come sei carina, guarda come sei carina, perché? Perché è la voce del nonno. Acchiappa il nonno che cade! Tre minuti, andiamo avanti con la musica, con la macchina, perché i prossimi sono i Cars. L'ho messa in crisi, l'ho messa in crisi. Il singolo è Drive. L'ho messa in crisi. Era già traumatizzato dai viaggi allora, 30 anni e poco più dopo, io l'ho incontrato 3 volte consecutive
in Repubblica Dominicana, dove io sono andato ad abitare fino all'anno scorso, e l'ho incontrata nel 2015 e nel 2016, tre volte, in giro per le spiagge. Cosa stava facendo? Se era in vacanza? Santo Domingo si va per fare festa! Certo, curiosa. Con un'altra musica che non è quella che sta arrivando, ma si va per fare festa a Santo Domingo. Quante me ne potresti raccontare? Te ne potrei raccontare molte, ma certamente neanche una in onda, dai, tantomeno in diretta! Ancora una volta gli anni 70, 1978, con i Genesis, Follow quante, You, quante, Follow Me. Quante sono le cose che oggi non hanno più significato, cose che in quei tempi usavamo quotidianamente, erano la normalità. Fra esse anche alcuni modi di dire, che non so, cara nipotina, Daria Baietti, io sono Faber Cucchetti, e salve. Dicevo, a quei tempi ad esempio c'era una frase, era: ti vuoi mettere con me? La risposta sarebbe stata? Sì, no, forse. No. Ci devo pensare. La risposta classica è: ci devo pensare. Nel frattempo magari però ballavi un lento, meglio se era Sailing di Rod Stewart. Ah, non lo sapevi? Non lo sapevi, eh? Cosa? Ti vuoi mettere con me? No, e ci devi pensare. Ci devo pensare. No, perché ai miei tempi invece circolava il fogliettino, cioè tipo ti passavano sotto al banco: ti vuoi mettere con me, appunto, le tre caselle, sì, no, e forse, perché se tu barravi forse, almeno non gli davi sta trampata a quel poraccio che te lo stava Era già tempo di Excel, insomma, esatto. Praticamente. Direttora, direttrice, mi cambia partner, che non ce la faccio più, che la Baietti mi dice sempre, parla sempre male dei capelli di quelli degli anni 70-80. Non è vero, stavo notando Rod Stewart con un'altra pettinatura, decisamente diverso da come sono abituata a vedere, anche perché insomma ha fatto della sua capigliatura veramente un marchio di fabbrica. erano altri tempi, te lo dicevo prima, i canoni di bellezza erano differenti, molto differenti. Però sai una cosa, che questa cosa della capigliatura di Rod Stewart ha incuriosito un sacco di persone, tant'è che alla fine gliel'hanno chiesto in un'intervista come fa ad avere quel taglio particolare, quella pettinatura particolare, e lui ha confessato che si pettina con la maionese. No, si farà lo shampoo con la maionese forse, perché pettinarsi con la maionese è un po' molla. Comunque è una cosa strana. Se mette la maionese, sono dei trattamenti. Proviamo? No. Ce la faccio schifo da solo. Da un bello, per modo di dire, non so, aveva successo comunque, veniva considerato un playboy Rod Stewart ai tempi, a un altro bello, il dandy, Bryan Ferry, che era il leader, era il cantante di Roxy Music, e allora arriva Avalon. Ah, di qualcosa su di lui, di qualcosa, i capelli di Brian Ferry, adesso di qualcosa. Era tutto preciso, pettinato, che devi dire su Brian Ferry, comunque sulla canzone Avalon, che insomma richiamava tutte quelle atmosfere medievali, Re Artù, i cavalieri della tavola rotonda, i falconieri, anche non ci avevo pensato al falconiere, sui tavoli dei castelli, poi vi parlo di un castello, c'erano questi maiali arrosto enormi. E hai visto troppi film su Robin Hood? Sono Robin Hood. Tu sei Robin Hood, ok, va bene. Comunque, questo era un grande successo dei Roxy Music, appunto, Avalon, su RTL 102.5 Best. I nostri anni 80, ragazzi, che musica avevamo, la più bella del mondo. Ma senti un po' che cosa sta arrivando. Mamma, ero bambino anch'io, sembra incredibile, eh? Te l'aspettavi? Questa alle feste con i miei coetanei, che erano Giuseppe Mazzini e Cavour, andavamo alle feste, l'aranciata, il chinotto, la spuma, bravo, cosa c'è della spuma? C'era il tamarindo, c'era la cedrata e tutte queste cose. Lucio Battisti. Che magia, veramente. Infatti in un'intervista dicevo: ho sentito tante ballate su personaggi anche storici e ho scritto una ballata per uno che sta a Milano. Era il 61, facciamo un balzo di quasi 20 anni e passiamo dalla poesia di Giorgio Gaber al rap. Questo, diciamo statisticamente, storicamente, potrebbe essere il primo rap ufficiale o come minimo il primo successo rap. E fu anche il cavallo di battaglia di un disc jockey che arrivava da New York e si esibiva in una discoteca che allora si chiamava Much More ed aveva appena aperto. E allora ascoltiamoli come rappavano in quel primo anno. Il cavallo di battaglia delle tue serate qual è invece?
No, ce ne sono tanti. Tutte, non ci sono limiti, tutte sì. le età. Ma ce ne sta uno che lo metti tutte le volte e non ti rompe mai le palle di sentirlo. Forse Shout e Tears and Fears, fra quelli che metto tutte le sere. Ciao Dario, saranno brutti video degli anni 80, il look, ma che canzoni. Ma vuoi mettere cosa fanno sentire adesso, no no? Meglio la musica old o vecchia. Ciao, Roberto Rossano. L'inno alla condivisione, praticamente. One for me e one for you, o viceversa. Che meraviglia, guarda, era il 1970, guarda, stavo leggendo questa cosa, registrato tra il 1977 e il 1978. E sei rimasta stupita. Ho detto, come è possibile? È perché hanno cominciato a dicembre e finiscono a gennaio, dai! Il 31 dicembre e poi è finita il primo gennaio. No, ma allora i dischi in studio si registravano anche per una settimana consecutivamente, non era facile come adesso. Ehi, che bellezza, fare il programma insieme a mia nipote è una cosa fantastica. E amore e affetto e rispetto per il Carmelo, la bionda che non c'è più, e questo era One for You e One for Me, piena epoca di disco music, fine anni 70. Ritorniamo agli anni 80. Sì, prima però volevo salutare Roberto che dice effettivamente magari il video non era molto molto curato, però cioè, comunque la musica era di spessore, di livello. Bravo Roberto, bravo, bravo. Scriveteci, ecco. Sono i messaggi da poter mandare. Vediamo qui mentre siamo in onda. Ora insieme con Curiosity Killed the Cat. UB40 Kingston Town chiude così il nostro appuntamento. Peccato che volevo parlarvi di quella volta in cui, tornando da Santo Domingo, ho fatto sosta in Giamaica. E come sempre parte da Adamo ed Eva. Ecco, abbiamo finito! C'è Armando Piccolino che deve entrare. Sono saliti i giamaicani, quelli veri, con il cappello da giamaicano, il joint da giamaicano, tutte le cose da giamaicano sull'aereo. Ma ve ne parlerò mercoledì prossimo quando tornerò. Grazie Daria! Baci e buona musica, ciao Faber!